Stasera insieme per vincere questa partita amichevole tra le Tartarughe della Città dei Colori e l'Under 18 della Cestistica. Lei ha allenato questi ragazzi della Città dei Colori, è un percorso che ormai va avanti da mesi. Sì, abbiamo cominciato ad ottobre questa nuova avventura, sia mia che penso anche per l'associazione della dottoressa Villani. E, all'inizio un po' spaventata, però pian piano ce l'abbiamo messa tutta con un po' di sacrificio, un po' trovando anche la palestra giusta, che non è stato molto facile. E piano piano stiamo arrivando alla fine di quest'anno con questa bellissima, spero, partita che faremo stasera. Ecco, ci sono stati dei progressi, i ragazzi sono molto entusiasti di questo lavoro che avete fatto. I ragazzi sono stati bravissimi già dall'inizio, non pensavo. Infatti mi sono trovata con 19 atleti di colpo, però supportata anche da altri assistenti, insomma abbiamo fatto un bel lavoro. È normale che, insomma, dire che giochiamo a basket in maniera buona, perfetta, è un po' difficile, insomma, però si divertono. Siamo con Nicola Spanizza, responsabile tecnico del settore giovanile della Cestistica. Stasera questa amichevole si chiude un percorso di lavoro durato un anno, quello dei ragazzi della Città dei Colori, un ulteriore impegno della Cestistica, ulteriore solidarietà. Ecco, per la città di San Severo questi sono appuntamenti importanti. Sì, più che chiuderla penso che sia un premio a quello che è stato il lavoro tra l'associazione e collaborando in quello che abbiamo potuto fare come società cestistica. E soprattutto da dare i complimenti alla dottoressa Villani, a Antonella Magnifico e il suo staff, perché hanno fatto un lavoro veramente speciale, bello. Io mi sono trovato poco tempo fa a fare l'allenamento con loro e Antonella è stata veramente molto brava in maniera ludica a fare capire loro tanti aspetti del gioco che per noi magari sono semplici, ma loro ci vuole un pochettino di tempo, pazienza, insomma, ma soprattutto amore. E penso che è una cosa veramente bella. Oggi veniamo a divertirci per continuare, non per finire. Questo deve essere più che una fine di anno, è un inizio per cercare di integrare i ragazzi e far togliere tanti tabù. Io per primo, perché magari io che non sono italiano, vengo di una realtà nella quale non c'è questo tipo di integrazione, nella quale io qui ho imparato e cambiato tanti punti di vista rispetto al poter stare insieme, insomma. Grazie.